questo video ci proponiamo di disegnare una sonometria cavaliera planometrica di un cilindro che ha le basi di diametro 8 cm e l'altezza di 10 cm. Possiamo procedere al disegno di questa sonometria in maniera molto rapida, ricordando che nella sonometria cavaliera planometrica tutte le figure geometriche che sono contenute in un piano orizzontale non subiscono alcuna deformazione e quindi le due basi che sono circolari restano circolari. E allora basta disegnare un asse verticale . Stacchiamo la misura pari al raggio su questo asse nella parte inferiore e tracciamo una circonferenza lunga di raggio 4 cm. Aprendo il compasso da qui fino a questo punto. Possiamo anche tracciare questo diametro orizzontale. Questo è il centro allora della base. Stacchiamo allora su questa linea, che rappresenta poi l'altezza del cilindro, una distanza pari all'altezza del centro stesso, cioè a 10 cm. E qui tracciamo una linea orizzontale. A questo punto il centro della base superiore, e allora centriamo qui col compasso con la stessa apertura con cui abbiamo tracciato questa circonferenza e tracciamo questa circonferenza che rappresenta la base superiore. Possiamo disegnare la superficie laterale del cilindro unendo questi punti 1 e 2, e dunque il disegno del cilindro è sostanzialmente completato. Possiamo ricalcarlo. Ricordiamo che noi utilizziamo la penna rossa per indicare le linee di costruzione, la penna nera per le linee principali da ricalcare. Se disegniamo a matita, ciò vuol dire che la penna rossa rappresenta la matita di mina dura, la penna nera la matita con la mina morbida. E allora ricalchiamo per esempio le circonferenze. Cambiamo la punta al compasso o nel nostro caso la penna. Possiamo dunque ricalcare la base superiore con linea continua. Per quanto riguarda la base inferiore, la linea sarà continua da questo punto a questo punto. In basso, la parte superiore della circonferenza sarà tratteggiata perché nascosta dalla superficie laterale del cilindro stesso. Quindi tratteggiamo questa parte della circonferenza. E qui linea continua. Possiamo anche ricalcare dunque le superfici, le linee che rappresentano, che delimitano le superfici laterali del cilindro stesso. Una e due. L'altezza del cilindro la disegniamo come al solito con tratto e punto. Centro O della base inferiore, centro O prima della base superiore. E poi possiamo con una matita e con delle linee che si diradano man mano verso il centro del cilindro dare il senso della rotondità della superficie stessa.
Ecco, abbiamo disegnato l'assonometria cavaliera planometrica di un cilindro retto le cui basi hanno un diametro di 8 cm e l'altezza è di 10 cm. Con la matita abbiamo cercato di dare il senso di rotondità della superficie laterale tracciando delle linee più dense verso i bordi e meno dense verso il centro della figura. Non dimentichiamo di indicare la classe e il nostro nome. Ci possiamo fermare qui. Buon lavoro!